entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi discepoli: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Ed essi furono molto rattristati. Quando furono giunti a Cafarnaum, quelli che riscuotevano la tassa per il tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: il vostro maestro non paga la tassa? Rispose: sì. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: che cosa ti pare, Simone? Il re della terra di chi scuotono le tasse e i tributi, dai propri figli o dagli estranei? Rispose: dagli estranei. E Gesù replicò: quindi i figli sono liberi, ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prende il primo pesce che viene su, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro per me e per te. Parola del Signore. Ecco, questo Vangelo ci aiuta a ritornare al centro della nostra fede e anche della Messa. E non so se hai fatto caso a questa formula che noi ripetiamo spesso: dopo che il sacerdote ha consacrato il pane e il vino, genuflette, segno di venerazione, di adorazione, e poi alzandosi proclama mistero della fede. Voi come rispondete a questa acclamazione? Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ecco, queste parole esprimono la sostanza principale della Messa. Cosa succede nella Messa? La proclamazione, sotto il segno del pane e del vino, della consacrazione, della morte e della risurrezione di Gesù. Ecco perché nei Vangeli questo evento storico, passione, morte e risurrezione di Gesù, viene annunciato per ben tre volte da Gesù ai discepoli per prepararli a questo evento, che è quello più importante di tutta la sua vita. Ecco, per prepararli. Ma adesso la domanda è questa: secondo te, perché Gesù anche oggi ci fa ascoltare questo annuncio, questo Vangelo, che noi già sappiamo, sappiamo già che Gesù è morto e risorto per noi? Che dite voi? Perché Gesù ci fa ascoltare ancora questo Vangelo? Per poter partecipare di più a questo grande evento. Noi veniamo alla Messa proprio per questo: crescere nell'adesione a Gesù, soprattutto nella sua morte e risurrezione. Adesso una domanda un po' più difficile: come facciamo a crescere in questa adesione a Gesù, in questa partecipazione della sua morte e risurrezione? Come si fa?
il mistero dell'Eucaristia. Attraverso l'Eucaristia e attraverso la decisione di amare. Nell'Eucaristia noi esprimiamo la fede della Chiesa, andiamo a contatto con Gesù, ascoltiamo la sua parola, lo riceviamo e uscendo dalla Chiesa siamo capaci di amare. L'amore, una cosa misteriosa, a livello pratico, ci fa vivere la morte e la risurrezione di Gesù, perché quando io amo, metto da parte me stesso, il mio io, apro gli occhi verso chi mi sta accanto, cerco di capire il suo bisogno di amore, anche il bisogno di tante cose pratiche, esco da me stesso verso di lui. Questo gesto, questa attività spirituale per noi è una morte, morte dell'io, ma è anche una risurrezione, perché amando la vita di Gesù e il suo spirito crescono in noi. Ecco, allora partecipiamo con tutto il cuore alla messa e disponiamo il nostro cuore a morire e risorgere con Gesù, amando, amando sempre più, amando sempre meglio. Così sia.